Questa sera presentiamo il libro di Gabriele Sannino, che intanto ringrazio per essere venuto da Padova, se non sbaglio, giusto? Quindi si è girato anche settimana scorsa al nostro spazio qui di Bologna, oggi è per lo spazio qui di Milano. Mi auguro nelle prossime occasioni girerai anche gli altri spazi qui in Italia, perché come comunità Spazio PIN stiamo dando da un po' di tempo spazio a queste voci, se vogliamo, fuori dal coro, voci che però non portano un'energia di protesta, di rabbia, di rancore, di cui abbiamo fatto, se vogliamo, un overdose negli ultimi tempi, ma portano un'energia di proposta, di concretizzazione anche di certi temi, di divulgazione, di informazione, sì. E diciamo di proposta proprio di un vero e proprio nuovo paradigma. Ecco perché quindi ci troviamo subito in sintonia con personaggi come Gabriele. Questa sera al nostro format aperitivo d'autore presentiamo il libro Un'economia più umana, che ho letto con grande piacere e trovo davvero, poi la settimana scorsa abbiamo presentato Monia Benigni e tantissimi argomenti sono veramente quasi coincidenti, quindi questo è segno di come davvero un nuovo pensiero sta crescendo nel paese, ci sia la consapevolezza che questo sistema economico monetario non funziona più, non regge più, tante persone come te, come noi, si stanno prodigando per divulgarne appunto i contenuti, rendere le persone più consapevoli della situazione, e questa sera cominciamo appunto con l'analisi del libro di Gabriele, Un'economia più umana. Intanto è divertente il titolo perché due parole che quasi oggi sembrano contrastare. Economia direi che fa pugni con la parola umana, perché quello che oggi è l'economia si può avvicinare direi a un parametro tutt'altro che umano. Sì, il sistema è contro l'uomo, quindi conta i numeri, non le persone, ma questo lo dicono anche gli economisti propagandisti in qualche modo, quindi alla fine un'economia più umana è proprio questo, cioè far sì che l'uomo primeggi sui numeri, tra l'altro numeri finti, ne parlavamo insomma due minuti fa, insomma dietro le quinte, no? Nel senso che la prima cosa che dobbiamo appunto noi capire è a monte è come nasce il denaro, no? Come insomma come il denaro alla fonte nasce in qualche modo, quindi influenza la nostra vita, perché il denaro influenza tutte le nostre vite, è inutile che ci prendiamo in giro. E dobbiamo capire quindi per esempio chi presta chi e cosa e in che misura. Questa è la cosa fondamentale, il primo passo per arrivare poi dopo un'economia più umana. Quindi tu riconosci prima il problema, riconosci qual è il demone, ecco, che c'è insomma dietro le quinte, perché è nascosto bene dietro le quinte, e a quel punto tu puoi poi dopo, una volta che conosci il nemico, parlare di un'economia più umana e quindi mettere la persona, come mettere appunto la persona prima del denaro, no? E io sono veramente convinto, cioè, che la finanza sia un gruppo terroristico globale che opera dietro le quinte attraverso i loro camerieri, che sono appunto politici di tutto il pianeta. Anche Obama è un cameriere, insomma basta pensare che ieri è venuto qua a dire che gli F-35 l'hanno comprati a tutti i costi, insomma, quindi si stanno preparando, è l'ennesimo cameriere, sì, l'ennesimo cameriere, perché alla fine bisogna vedere chi paga loro le campagne elettorali, e quindi se Obama la campagna elettorale la paga le grosse lobby, a chi risponderà Obama? Risponderà alle grosse lobby che gli hanno pagato la campagna elettorale, no? E così anche da noi, perché comunque ci sono dei finanziamenti occulti anche tra la politica e il mondo finanziario, insomma, anche perché il denaro è creato dal nulla, quindi possono insomma avere anche dei finanziamenti anche loro. Comunque il discorso da fare è questo, allora, come nasce il denaro? Abbiamo la Banca Centrale Europea che è privatissima, che non è l'unica deputata a creare la moneta e che presta a debito cifre che nel 97% dei casi sono virtuali, sono scritte su un PC, sono virtuali, sono esistenti, inesistenti, voi giudicherete voi. Cioè facciamo un esempio pratico, 100 euro, la BCE presta a noi 100 euro, e noi presta agli stati o alle banche 100 euro, e a quel punto noi cosa facciamo come stato? Mettiamo un titolo di debito di 100 euro più in realtà un tasso di interesse che la BCE applica alla fonte, che si chiama ironicamente costo del denaro. Cioè tu hai scritto su un PC 100 euro, ricordiamocelo, applichi anche il costo del denaro, che in questo momento è lo 0,25%. Io metto un titolo di debito di 100 euro più 0,25%, lo vendo alle aste e lì si genera un altro interesse, ma questo interesse che si genera
dalle aste, non è compreso nella struttura monetaria, certo. Perché alla fine io questi 100 euro dovrò venderli alle aste con i miei titoli e i mercati, quindi le grandi compagnie assicurative, le grandi banche si compreranno i miei titoli di debito, ma vorranno l'interesse che non è contemplato nella struttura monetaria originaria, quindi avrò degli interessi che mi legheranno per sempre a un sistema finanziario, perché tu mi presti 10 ma te ne devo 15. Quindi spieghiamo bene questo passaggio. Prima sì. C'è un tasso di interesse applicato alle banche a cui questo denaro viene accreditato. Allora, ritorniamo all'esempio di 100 euro. Allora, la BCE è l'unica deputata a creare moneta, ok? La BCE può prestare agli stati oppure alle banche. Se presta alle banche 100 euro col suo tasso di interesse che si chiama costo del denaro, la banca può anche prestare al tesoro, a noi stato, no? Alla Banca d'Italia, per esempio. Quindi la Banca d'Italia prende i 100 euro più con lo 0,25 il costo del denaro e ti vende a te il denaro con 4-5% di interesse, quindi ci guadagna, no? E anche quell'interesse non è contemplato nella struttura monetaria. Ecco. Oppure può capitare che la BCE presta direttamente al tesoro, allo Stato, al Ministero del Tesoro, e in quel caso siamo sempre alle solite: mi presti 100 euro più il costo del denaro tuo, che è dello 0,25%, io metto quel titolo di debito come garanzia di quei 100 euro, li devo vendere alle aste e lì si genera un altro interesse ulteriore, che non è contemplato, che non è compreso nella struttura, e quindi mi fa sì che io sia per sempre legato al mondo finanziario che mi presta i soldi, perché io Stato non posso stamparmeli da me. Quindi ecco perché facevo l'esempio prima: mi prestate 10 ma in realtà ne volete 15, e quindi io sono per sempre legato al mio aguzzino, che sono i mercati, e in questo caso una BCE che, ripeto, nel 97% dei casi crea il denaro dal nulla virtualmente, e solo nel 3% dei casi il denaro è virtuale. E quando il denaro è virtuale, mettiamo a caso 100 euro, insomma, quelli che abbiamo in tasca, ecco. Ragazzi, 100 euro. Vabbè, perché tanto per essere, tanto per capire. Quei 100 euro costano alla BCE pochi centesimi, sono fatti in Indonesia, tra l'altro. In Indonesia li fanno, sì. Hanno delocalizzato anche... Un bambino indonesiano, non si sa chi è che stamperà questi euro. E tra l'altro, se voi prendete le banconote, l'ultima mega stampa risale al 2002, proprio quando è stato implementato l'euro, no? Non hanno più stampato altri soldi, perché tanto è talmente iniqua la quantità di denaro circolante rispetto al denaro virtuale, che possono permettersi mega stampe in un anno e poi magari per 10-15 anni non farle neanche stampare, certo. No? Ecco. E quindi niente, praticamente una banconota di 100 euro che la BCE costa pochi centesimi, si parla dai 3 ai 10 centesimi, c'è chi dice 5, c'è chi dice 7, ma non importa, ecco, alla fine tu me la presti a me al valore nominale, quindi sempre 100 euro più quel tasso di interesse che tu chiami costo del denaro, 0,25, io ti metto sempre il titolo di debito per 100 euro più 0,25. Quindi, cioè, veramente, insomma, siamo alla truffa, una truffa inutile. Quindi quando uno dice il debito pubblico è finto, è vero, a mio avviso è finto, perché è generato in questo, il denaro si genera in questo modo. Poi naturalmente per gli economisti, a mio avviso propagandisti, non lo è. Cioè, la difesa dei banchieri è questo, che loro dicono sì, ma per noi è una passività, perché è un'uscita. Ma se è uscita, fatecela fare a noi, se è uscita, visto che insomma, se è uscita e stampare il denaro da nulla, allora a questo punto possiamo farlo anche noi. Poi naturalmente un'altra difesa dei banchieri, degli economisti propagandisti, è il discorso dell'inflazione, no? L'inflazione, che loro dicono che noi dobbiamo tenere sotto controllo l'inflazione, e lì ci sarebbe un discorso immenso da fare, perché l'inflazione oggi è 0,7%, prima anzi siamo in deflazione, i prezzi stanno calando perché non ci sono più redditi, no? Però bisogna dire anche questo, che la mega inflazione in realtà c'è stata proprio quando c'è stato il passaggio lira-euro. Lì c'è stata una mega inflazione, certo, di cui loro non vogliono parlare. Certo. Loro si fermano all'inflazione da quando c'è l'euro, che è quel 0, ecco, e quel 0, per loro è la giustificazione per non immettere nuove denaro nel sistema, perché già erano prestato abbastanza e quindi hanno chiuso i cordoni. Perché quando poi capisci come nasce il denaro, capisce anche un'altra cosa fondamentale, ovvero che il ciclo economico è manipolato. Perché?
Perché se io ti presto il denaro e quindi c'è ripresa economica, come negli Stati Uniti in questo momento, non c'è la ripresa economica perché la Fed, la banca centrale americana privata anch'essa, sta stampando il denaro, lo sta prestando al popolo americano, no? Però nel momento in cui tu mi presti il denaro e quindi c'è la ripresa economica, sì, c'è la ripresa, ma sta anche aumentando il debito nei confronti del popolo, cioè di quel popolo ha nei confronti di quella banca. Quindi la ripresa, ma che ripresa è veramente se il denaro nasce come debito? Così è la crisi, a un certo punto ti chiudi i rubinetti e dici ok, gli ho prestato abbastanza, adesso non vi presto più niente. E quindi ecco che c'è la crisi economica. Tutti i meccanismi che ci sono adesso, MES, Fiscal Compact, eccetera, eccetera, sono tutti meccanismi restrittivi perché loro hanno chiuso i cordoni, ecco, e loro dicono ok, adesso ci devi restituire mal tolto, tra virgolette, il debito e in più pagare sanzioni e in più praticamente se non riesci a pagare ti do altri soldi per pagare debiti pregressi, quindi sono strumenti di debito sostanzialmente. Quindi il meccanismo fondamentale da capire è questo, che il ciclo economico manipolato è che il denaro nasce come debito da banche privatissime che, ripeto, lo stampano dal nulla. E questo sconfigge già tutto il sistema in qualche modo, lo abbatte tutto, perché capisci insomma innanzitutto che il denaro non è un valore, quindi torniamo al discorso di un'economia più umana, il denaro non è un valore, che è un artificio, ecco, e che noi passiamo tutta la vita ad accumulare del denaro che non esiste sostanzialmente, insomma, oppure a combattere per del denaro che in realtà, cioè tu lavori 8 ore al giorno per del denaro che un banchiere che dà nulla, ecco, quindi diciamola tutta, insomma. Siamo dei criceti sulla ruota, quindi, no? Siamo dei criceti sulla ruota. Io per farti capire un attimino come siamo messi, ti dirò dei dati, insomma, che dico spesso alle mie conferenze, sono un po' scioccanti, però insomma, noi abbiamo un indebitamento mondiale, parlo di tutto il pianeta, insomma, con questo sistema, perché tranne alcuni paesi la moneta è privata dappertutto, no? Abbiamo un indebitamento mondiale che è tra gli 1,2 e gli 1,4 milioni di miliardi di dollari, ok? Gli interessi mondiali su questo indebitamento mondiale sono 100.000 miliardi di interessi mondiali. Il PIL mondiale è 70.000 miliardi, cioè il PIL mondiale è inferiore agli interessi mondiali sul debito mondiale. Quindi è veramente una, cioè è veramente una, scusate il termine, una boiata pazzesca. Cioè, quindi il sistema è stupido, però devi capirlo, devi capire la sua stupidità e per capirla devi entrare a fondo naturalmente nel sistema. Perché in realtà è geniale avendo creato questa macchina, sì, della schiavitù. È una macchina della schiavitù che fa sì che un ristretto gruppo di banchieri possa controllare il pianeta, perché poi bisogna anche dire questo, che le banche centrali private, che sono sempre di meno in tutto il pianeta, che sono, ripeto, le uniche deputate a prestare i soldi alle popolazioni, oppure alle banche di quelle nazioni, sono partecipate dalle stesse dinastie bancarie. Adesso non è come fare complottista, però è vero che Rothschild hanno azioni in tutte le banche centrali private del pianeta, così come Rockefeller e altre dinastie bancarie. Quindi non è che io adesso voglio fare il complottista, il nuovo ordine mondiale. Sono dei fatti, sono fatti. Poi il nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera, per me dal punto di vista economico è possibile, perché stanno arrivando a un punto tale da mettere sotto schiaffo tutte le nazioni più o meno del pianeta, perché ripeto, anche la ripresa economica è finta quanto la crisi, e quindi a quel punto, se tutte le nazioni a un certo punto sono sotto la loro spirale, possono anche dire a un certo punto, vabbè, allora facciamo un governo unico come è dato da noi, perché voi non siete in grado di gestire, insomma, il sistema. Ma non è che non siamo in grado di gestire il sistema, è che il sistema non è creato per essere gestito in modo lecito, perché il sistema è tutto fraudolento, insomma. O democratico, se vogliamo. È tutto fuorché democratico. Tra l'altro per appunto supportare questo sistema di schiavitù del debito, gli stati sono sempre stati più in questi anni svuotati della propria sovranità, esatto. Non solo nella politica monetaria, giusto appunto, esatto. Ma in tutta una serie di politiche, non ultima quella di bilancio, quella di sviluppo economico, esatto. E via dicendo. Esatto. Quindi questo è un processo che nel tempo sta, se vogliamo, peggiorando sempre di più la situazione. Sì.
E io ti dico anche questo, allora il punto da capire è questo, noi sentiamo sempre nei telegiornali il 3% del PIL, il debito pubblico al 60%, però non capiamo mai che cosa significa veramente, no? The spending review, esatto, cioè, in realtà non si capisce mai che non si esatto, quello che è. Esatto, cioè se noi invece capissimo che cosa vuol dire, io credo che veramente ci sarebbe una rivoluzione in questo paese, perché che significa il debito il 3% del, scusate, il deficit il 3% del PIL, cosa vuol dire? Vuol dire che tu ti puoi indebitare in questa banca privata al massimo il 3% del tuo PIL, quindi se il mio PIL è 100, io posso indebitarmi con te BC al massimo il 3% di quel 100 euro, ecco, mettiamo così, perché? Perché tu hai chiuso i cordoni, non vuoi più prestarmi soldi, perché oramai vuoi tutto con gli interessi, perché il debito è soltanto una quota di potere e di dominio, perché alla fine è così che fanno gli strozzini, no? Gli strozzini prima ti prestano un bel po' di soldi per farti indebitare, per farti cadere nella loro trappola, a un certo punto dicono ok, adesso non ti posso prestare più niente, mi devi dare quello più gli interessi, oppure in cambio mi dai tutto quello che hai, mi dai le tue aziende pubbliche, mi dai perché poi i ricatti sono continui, cioè siccome per esempio capita che la Deutsche Bank ha un tot di titoli di debito dell'Italia, la Deutsche Bank in cambio vuole venderti delle armi, perché le multinazionali sono propaggini anche delle banche eccetera eccetera, oppure vuole comprare quell'azienda pubblica, oppure vuole, è tutto così, è tutto correlato, quindi la svendita degli stati avviene perché siamo sotto ricatto sempre per come nasce il denaro, quindi è tutto là, una volta che tu capisci il meccanismo della creazione del denaro tu hai sconfitto il sistema perché l'hai capito, cioè hai visto il demone in faccia, no? E quindi puoi dire ok, io ho visto finalmente il demone, almeno adesso so chi è il nemico e so come posso combatterlo. Naturalmente questi media non lo spiegheranno mai perché sono talmente asserviti ai poteri finanziari, perché, ma semplicemente perché dipendono dalle banche, le TV prendono i finanziamenti dalle banche, non possono parlare male troppo delle banche. Spesso anche gli stessi editori sono banchieri a loro volta. Esatto, ma poi se tu pensi, no, che cioè tutte le TV del mondo prendono le informazioni da quattro agenzie di stampa, che sono le principali di tutto il pianeta, no? Tutte americane tra l'altro, e tutte in mano alla finanza internazionale. Quindi voglio dire, è normale che l'informazione è manipolata, ma è manipolata alla fonte, come il ciclo del denaro, capisci? Cioè, non è, cioè magari il TG di Mentana dice delle castronerie finanziarie in buona fede perché le ha prese da quell'agenzia di stampa e perché le dà per buone, le dà per vere, ma quell'agenzia di stampa in realtà è in mano alla finanza internazionale e automaticamente distorto la notizia finanziaria e buttandola dalla parte dei banchieri e non dalla parte del popolo, perché devi sempre vedere due fazioni a questo punto, i banchieri contro il popolo, perché ripeto, i politici sono gli ammortizzatori del sistema, sono i camerieri, e quindi se tu vedi la cosa in questa logica tu veramente capisci il sistema mondiale sostanzialmente. Quindi beh, però in realtà non c'è un contro, perché non c'è un popolo contro le banche o contro i banchieri, non è consapevole. C'è un popolo del tutto inconsapevole, esatto, che funge da massa che si muove su questa grande ruota che produce energia a favore di queste lobby internazionali, finanziarie, esatto, e bancari. Esatto. Quindi non c'è uno scontro, ecco, no? È interessante questo, forse, da sottolineare. Sì, ma infatti loro fanno, se ne abusano, se ne approfittano. Esatto, loro, c'è un'ignoranza finanziaria che è pazzesca, c'è una, manca non c'è neanche un'educazione economica di base dei cittadini. Io penso che queste informazioni dovrebbero essere insegnate alle scuole elementari, come nasce il denaro. Non devo venire io a dirlo. Abbiamo insegnato delle scuole elementari, suggeriamo. Esatto, esatto. Cioè, come nasce il denaro? Andrebbe spiegato ai bambini alle scuole elementari, perché domani avranno a che fare col denaro. E invece che cosa accade? Accade che tu diventi adulto, diventi anche vecchio, anche anziano, e tu non sai come nasce il denaro. Non lo saprai mai perché nessuno mai te l'ha spiegato e perché, insomma, perché al sistema non conviene, perché se il sistema ti spiegasse come nasce il denaro dovresti capire tutto quello che stanno combinando. Cioè, quando per esempio, cioè, vedi, tu hai i camerieri che firmano il fiscal compact e il popolo non è consultato, ovvero un meccanismo che fa sì che lo dobbiamo restituire,
il debito, noi dobbiamo arrivare adesso, secondo i parametri europei, a un debito pubblico che deve essere il 60% del PIL. Il PIL sarà sempre di più, perché le aziende poi delocalizzano, se ne vanno. Il debito pubblico sale sempre. Esatto, più. Esatto. Quindi il PIL sarà sempre di più e questo debito pubblico deve essere il 60% del PIL. Ecco. Ma come faccio io? Non mi presti i soldi? Devo, come, anche se tagliassi tutto, qui veniamo in questi giorni, no? Anche se tagliassi tutto, è come il mio rapporto col conto corrente. Scusate, allora se io non ho più qualcuno che ogni mese mi alimenta il mio conto corrente e io devo campare con i miei soldi, addirittura dei debiti da restituire, ecco, io posso tagliarmi tutto a casa mia, posso tagliarmi i mobili, posso tagliarmi l'auto, posso tagliarmi qualunque cosa, ma a un certo punto se il conto corrente non verrà più alimentato si prosciugherà. Si prosciugherà che sarò costretto magari a chiedere soldi magari a altre persone per pagare debiti pregressi, e qui è il MES che scappò, anzi il MES, ecco, il MES è uno strumento di debito, ovvero debiti per pagare altri debiti, quindi l'Europa ti presta soldi per pagare il debito pubblico, quindi contrai altri debiti, esatto. Politicamente inquietante. Esatto, esatto. Quindi è questo il discorso poi tra l'altro il MES, noi abbiamo già depositato 125 miliardi col MES, no? Al tasso del 6%, abbiamo pagato anche un tasso di interesse per depositare quei soldi, però se ce li riprendiamo per pagare il nostro debito, pagheremo l'interesse del 9%, è bellissimo, quindi è molto interessante. Quindi ecco perché, cioè, alla fine tutto questo accade perché c'è un'ignoranza finanziaria pazzesca della popolazione che non viene considerata niente, a cui non viene spiegato niente, e di conseguenza la gente non può, come fa a ribellarsi la gente se non conosce queste cose? Come fa? Cioè, allora, secondo te vi è l'interesse di conoscere queste cose? C'è un pregiudizio sull'economia, ovvero il fatto che l'economia è complicata, e loro ti fanno passare questo pregiudizio. L'economia è complicata e per pochi tu non devi capire, per gli esperti. E loro vogliono così. Loro hanno paura delle persone che in qualche modo spiegano le cose semplici alle persone, perché in questo modo poi dopo viene a mancare l'altro esoterico della cosa. L'economia è un po' una scienza esoterica dove loro possono, finché è esoterica, loro possono prosperare, certo. Quindi il loro obiettivo è proprio questo, ma in realtà questa mistificazione tutti i giorni è perpetuata dai media, proprio attraverso quei termini di cui parlavi tu poc'anzi, no? Austerity, deficit, non ti spiegano mai niente, però automaticamente il cittadino è così a digiuno, ma che è sta roba, vabbè dai, magari faranno bene, magari esperienze taglia, dai, risolviamo le cose, ma cosa tagli? Cioè cosa risolvi con i tagli? Non risolvi niente, perché a monte il denaro nasce come un debito, quindi cioè, non risolverai mai niente, sono soltanto palliativi per tirare avanti e per svendere ancora di più la sovranità statale a queste elite e far sì che alla fine insomma veramente accadrà il disastro. Quindi o ci svegliamo veramente accadrà il disastro. Io veramente sono preoccupato, dico la verità. Sono preoccupato perché vedo un popolo inerme e indifeso, un'elite spietata che ha degli strumenti intellettuali e culturali che le masse non hanno, e dei politici completamente asserviti. L'unico è un po' il Movimento 5 Stelle che un po' sta facendo battaglia, spero un giorno lo farete anche voi, insomma. Cioè, noi l'abbiamo già fatta, stiamo già cominciando a farla. No, quando siamo in Parlamento, intendo. Attenzione, esatto. Siamo gli unici che con autenticità, peraltro, proseguono questa battaglia. Ti ricordo che alla firma del MES, il 18 luglio dell'anno scorso, davanti al Parlamento, non c'era il Movimento 5 Stelle a manifestare con le casacche no schiavi del MES, ma c'erano 120 persone del PIN giunte da tutta Italia a consegnare una lettera a tutti i parlamentari. Mi fa piacere. Questo giusto per... visto che mi hai lanciato così l'assist. Di fa onore. E di fatto, quindi... il panorama è questo, è desolante, però dall'altra c'è il fatto che comunque siamo in un momento storico dove il disagio, il malessere delle persone è comune ormai, quindi siamo anche in un momento storico secondo me dove la civiltà è chiamata a fare una scelta, ecco perché stiamo assistendo a questa crisi se scelta, no? Cioè, ok, tutto quello che è successo fino adesso lo abbiamo accettato in modo supino, talora in modo anche inconsapevole. Adesso però questa condizione ci sta facendo soffrire. Questa sofferenza ci impone di dover fare delle scelte diverse da quelle che abitualmente abbiamo fatto e condotto fino ad oggi.
La prima di queste scelte è, secondo me, informarsi. Cioè, io voglio conoscere, non voglio più continuare a credere a tutto quello che dall'esterno questa società mi vuole inculcare, tutto quello che la società intende comunicarmi attraverso i propri canali, appunto, mediatici, cioè che media. E quindi questo mi fa piacere perché, ad esempio, tante persone in un periodo come questo stanno approfondendo questi temi e sono sicuro che la nostra opera di divulgazione aiuti sempre più persone a parlare. Tra l'altro vogliamo lanciare un appello alle persone presenti e a quelle che ci seguono di dire parlatene con i vostri amici. Sì. Chiaramente poi la volta che ne parli con i tuoi amici non ti inviteranno più a uscire alla sera al bar, è ovvio, no? Però basta una volta, tu lo fai, ti sei giocato gli amici, evidentemente non erano amici veri, però tu almeno gli hai dato un'informazione. Sì, sì. Ti è mai capitato di così di vivere un'esperienza in cui tu dai un'informazione come questa e questa è o totalmente respinta, sì, quasi sì, come non vera, quindi inaccettabile, oppure sì, trapassa completamente le persone come se fossero fatte quasi di etere? Beh, è normale, perché sono cose che non ho mai sentito in vita loro. Automaticamente tu sei un extraterrestre venuto da un altro pianeta a raccontare loro delle cose che non hanno mai sentito, no? Però io alla fine dico sempre, dico ok, allora, se io magari posso essere anche un extraterrestre, e, però insomma, chiediti una cosa, chiediti come nasce il denaro. Comincia da questa domanda, comincia da questo, anche se non mi credi, informati come nasce il denaro, visto che tu il denaro ne hai bisogno e ne hai sempre più bisogno, perché il sistema vuole che tu ne abbia sempre più bisogno, allora chiediti questa cosa, comincia da questa cosa qua e comincia il percorso, come l'ho fatto io. Io ti dico la verità, io ho iniziato perché facevo l'esame di macroeconomia all'università, questa è una piccola chicca insomma, no? E il mio professore di macroeconomia, io ingenuamente parlavamo di denaro e io dissi, scusi professore, ma come nasce il denaro? Il professore avvampò, ma mi fece una perifrasi incredibile. Io tra l'altro ero con una mia amica, facevamo gli esami insieme, e comunque avvampò, mi fece una perifrasi incredibile, ma non mi rispose alla domanda. A un certo punto questa mia amica mi disse, ma ci ha risposto? E gli dissi, guarda Erika, secondo me non ci ha risposto, insomma, io non si è capito. Esatto, non si è capito. E poi dopo io chiesi anche agli altri ragazzi, ragazzi, voi avete capito? No. E allora io rimasi col dubbio, dissi, ma io non capisco, allora, cioè, anche l'università a volte ha dei limiti, no? Insomma. A volte, l'università è il braccio armato di questo sistema. Io ho dato degli esami, insomma, all'università, io sono fiero, cioè l'università mi ha aperto tanti orizzonti culturali, però alcuni esami veramente sono propagandistici, insomma, cioè. Spero che tu non li abbia dati. Spero che tu non l'abbia finita. Io l'ho finita, sì, l'università. Quindi stai facendo una disintossicazione abbastanza intensa. Allora, io ho completato quello che non ho fatto. Io ho fatto scienze politiche, attraverso i miei libri ho completato un ciclo, insomma, che ho risposto a domande che non avevo, a cui non avevo avuto risposta. Quindi ho completato, insomma. Sì, perché il problema è che non lo sanno nemmeno loro. Non lo sanno nemmeno loro. Non è che questo ti ha risposto in maniera in malafede, cercando di sviare la risposta. Esatto. Non se l'è mai domandato nemmeno lui. Non se l'è mai chiesto neanche lui. Infatti io poi dopo ho capito, dopo tanto tempo, che in realtà non era colpa del professore, che proprio noi non ci chiediamo le cose essenziali. E quindi alla fine, comunque guarda, io penso anche questo, io penso che la conoscenza parte anche un po' dall'etica, perché comunque è una società in cui viviamo questa in cui c'è molta poca etica, no? E c'è molta, i valori sono completamente assurdi, no? Sono completamente ribaltati, la dignità è un valore, l'egoismo è un valore, il tutto è subito un valore, eccetera, no? L'etica è considerata un po', e in realtà dall'etica tu ti fai anche delle domande giuste molte volte, perché per esempio come nasce il denaro credo che sia una domanda etica, credo che sia una domanda perché comunque insomma, ripeto, noi siamo tenuti in uno stato di non etica, automaticamente le domande forse più etiche non ce le facciamo, anche perché queste domande veramente etiche smonterebbero tutti gli attuali valori della società sui quali viene impostato il gioco della società, perché la società è un gioco così come l'economia, anche l'economia è un gioco, noi giochiamo tutti i giorni, insomma, no? Giochiamo ad avere un tipo di società, giochiamo ad avere un tipo di economia.
E quindi alla fine in realtà la conoscenza etica è tutto veramente, perché è quella che ti consente di avere veramente un rapporto migliore con te stesso, ma anche di avere un rapporto migliore con gli altri e con la società nella quale vivi, perché comunque ti consente un'onestà intellettuale, ecco, che oggi molti non possono neanche permettersi per tanti svariati motivi, o non vogliono permettersi perché magari non vogliono farsi determinate domande. Cioè la conoscenza veramente è tutto, ed è la vera conoscenza è snobbata, cioè non è universitaria, insomma, non è nelle scuole elementari. Io adesso non è che voglio, ma io alle scuole medie io studio che quello che si sposi, un libro pesantissimo, scusate, ma è vero, cioè voglio dire, io credo che a quell'età la formazione dovrebbe essere un attimino commisurata anche all'età degli studenti, no? Adesso esuliamo un po' dal discorso economico, la formazione affinché sia apprezzata deve essere un po' commisurata all'età. Io non devo uscire dalla scuola che ho i libri, come purtroppo oggi è, perché dopo il risultato è questo: hai tantissima gente che non ha mai letto un libro in vita loro e che puoi manovrare come vuoi. Cioè la scuola dovrebbe insegnare ad amare i libri, ad amare la cultura e la conoscenza, invece no, io mi ritrovo a studiare alle scuole medie dei libri che sono completamente avulsi dalla mia età, di cui non mi può fregare di meno a quell'età, e anziché magari leggere un libro di una tematica che può interessarmi, come può essere, che ne so, la sessualità, che può essere per esempio una tematica adolescenziale, non accettare se stessi, il fisico che cambia, mi vengono in mente tante cose, ma insomma, cioè, bisognerebbe veramente avere un tipo di formazione. Pare che tu hai letto la nostra riforma scolastica. No, non l'ho letta, non l'hai letta. Insomma, noi diciamo fine col sistema, stai zitto, ascolta, obbedisci, ripeti, ma pensa, conosci e crea. Esatto. È questo che l'educazione, cioè educere, deve poter valorizzare di una persona, di un bambino. Invece questo sistema è chiaro che cosa fa nei confronti delle nuove generazioni? Le schiaccia, sì. Le sminuisce, li abitua ad essere giudicati, sì. Questo è un altro, attenzione, un altro passaggio fondamentale, e assolutamente li priva di qualunque interesse loro vero autentico. A te deve piacere e interessare quello che ti diciamo noi. Ti piace qualcos'altro? Non è importante. Esatto. Bocciato. Non è importante. Due. Non è importante. Convoca i genitori. Non è importante. Fuori dalla porta. E il bambino viene perennemente castrato, umiliato. E come può crescere una persona curiosa, una persona intellettualmente vivace, una persona con un carattere autentico proprio? Sì. Guai se tu sei una persona così. Esatto. Una persona libera è una persona pericolosa. Esatto. Loro vogliono che sia così, cioè loro vogliono, non vogliono creare degli individui formati, loro vogliono degli individui massificati che in realtà non si fanno domande, perché poi è questa la verità. Insomma, io credo veramente che domande tipo come nasce il denaro, porca miseria, deve essere una cosa fondamentale in cui tutti i giorni dobbiamo farci questa domanda, perché non possiamo andare avanti senza sapere queste cose. Cioè, io ripeto, io non dovrei neanche esistere, cioè nel senso che questi libri non dovrei neanche averli scritti, certo. Perché come nasce il denaro dovrebbe essere già stato insegnato ai bambini di scuola elementare, e quindi i bambini già sanno che, però vabbè, naturalmente se il sistema fosse diverso lo insegnerebbe. Domani l'insegnante diciamo di scrivere sulla lavagna domattina questa domanda e lasciarla lì fissa per, non so, un tot di anni fino a che qualcuno non troverà una risposta da sé. Però mi viene un'altra domanda, se mi permette. Prego. Come è potuto accadere tutto ciò? Come è potuto accadere? Ecco, questa è una domanda che molto spesso le persone fanno dopo che tu gli hai mostrato il demone. Certo. Cioè, ho visto il demone, prima non lo vedevo, era davanti a me, com'è possibile che io prima non lo vedevo? Allora, io penso che poi è già emersa la cosa. Allora, se tu hai dei politici che in qualche modo hanno bonifici in nero da parte della finanza, perché alla fine in Italia basta corrompere il capo di un partito, poi lui nomina i suoi, sono tutti nominati, automaticamente tu hai un partito che ha servito agli interessi della finanza. A livello politico, a livello mediatico hai quattro agenzie di stampa che ti danno le notizie, e quindi la TV in buona fede ti dà anche informazioni che sono distorte e pilotate. A livello di formazione, chi decide i programmi ministeriali? La politica. Quindi alla fine, insomma, è questo, cioè il meccanismo è questo.
E naturalmente è stato studiato bene, nel senso che si è arrivato pian piano, si è arrivato a questo livello, perché cioè, insomma, non è che si è arrivati subito. C'è stato già in passato chi parlava di queste cose, addirittura è finito in manicomio. Io mi ricordo Ezra Pound, adesso non è che voglio, insomma, Ezra Pound è diventato un mito per la destra, ma in realtà Ezra Pound era uno scrittore come me, come tanti altri, che parlava di queste cose, che diceva: signori, il denaro nasce dal nulla. E morì in un manicomio Ezra Pound, perché Ezra Pound, quando capì la situazione, quando capì la futilità tutta del sistema, impazzì. In realtà ci sono stati tanti scrittori che hanno parlato di questi argomenti, anche in realtà, vabbè, il signoraggio è nato nel 1800, insomma, cioè, e quindi gli scrittori ne hanno parlato, e alcuni sono finiti male, alcuni politici che si sono messi contro sono anche morti, Kennedy, Lincoln, cioè, alla fine è questo il discorso. Moro, le sue 500 lire diete di Stato. Quindi è questo il discorso è che chi tocca il denaro muore in qualche modo, è vero. Oggi per fortuna tantissimi ne stanno parlando, io se ne fossi l'unico a parlare avrei paura per la mia comunità, quindi per fortuna sono tanti che ne parlano, quindi insomma dico ok, vabbè, se anche muoio io, insomma, ci saranno altri 100, a me lo dicono, perché oramai il sistema si sta scardinando, no? Però, ripeto, comunque siamo sempre ancora un'elite che ha capito il discorso, siamo ancora in pochi, perché la massa comunque guarda ancora i mass media e Ballarò che informazione dà? Ballarò non è un'informazione quella, sono soltanto cifre, tagli, e cioè lo spreco di qua, lo spreco di là. Io dico sempre, lo spreco non è un problema economico, è un problema morale, è diverso. Cioè, bisognerebbe tagliare gli sprechi a prescindere, ma non puoi dire che risolvi lo spreco, risolvi la crisi economica. No, perché il denaro ti nasce con un debito. Quindi, cioè, se io risolvo lo spreco, io non pagherò mai il debito più gli interessi, per il meccanismo che abbiamo spiegato prima, no? Perché gli interessi non sono compresi nella struttura monetaria. Tra l'altro, dico anche un'altra cosa. Il nostro paese è un paese anche virtuoso, perché noi in questo momento con le tasse riusciamo a pagare tutta la spesa pubblica, tutta, però il problema qual è? Che non riusciamo a coprire gli interessi e quindi ci indebitiamo con il sistema finanziario, no? Quindi noi abbiamo un cosiddetto, si chiama avanzo di bilancio, insomma, avanzo primario, ecco. Quando dicono avanzo primario è questo, cioè dicono che noi abbiamo l'avanzo primario più grande d'Europa. Pensate come siamo formichine, tra virgolette, no? Riusciamo a pagare tutta la spesa pubblica, e, però i soldi che ci avanzano non riusciamo a coprire questi interessi, e quindi devi indebitarti con i banchieri in questo modo. Cioè, quindi è proprio il problema, è proprio questo. È inutile girarci intorno, invece ci girano sempre intorno questi, capito? Lo fanno apposta. Ascolta, leggo così una tua citazione, sì, dal libro, no? Il giorno in cui la gente scenderà in piazza non per una casa, non per un lavoro, non per un servizio, ma per la cosa più importante di tutto, ovvero la sovranità monetaria, sì, solo allora il sistema sarà definitivamente battuto e solo allora si uscirà per sempre da una schiavitù che è atavica, crudele, inconsapevole, fisica, ma soprattutto mentale. Tanto è vero, cioè le persone scendono in piazza per un qualcosa che gli riguarda loro direttamente, sì, cioè il mio interesse, il mio problema, e chiedo al politico di fare il mio interesse, di risolvere il mio problema. Quindi questa è già la prima degenerazione dell'uomo, sì, cioè occuparsi solo ed esclusivamente, appunto, visto che il valore, come dicevi tu oggi, è l'egoismo, esclusivamente del proprio interesse. E il secondo è da sottolineare il tipo di schiavitù che tu definisci, atavica, crudele, inconsapevole, fisica, ma soprattutto mentale. Fisica, perché appunto tu lavori 8 ore al giorno per del denaro che un banchiere cade a nulla in un secondo, e quindi io ho una nuova concezione del lavoro, dopo magari ne parlerò, insomma, in modo dettagliato, quando appunto spiegherò come deve essere per me l'economia del futuro, ecco.
fisica per questo, mentale anche, perché comunque sei sempre più dipendente dal denaro, devi sempre pagare più tasse perché il debito cresce, l'interesse cresce, poi il debito non è soltanto statale, è anche regionale, provinciale, comunale, e poi bisogna dire che i debiti aumentano esponenzialmente perché ci sono anche questi strumenti tipo derivati e quant'altro, per cui questi giocano con la finanza internazionale e alla fine aumenta il debito della regione X, della provincia Y, e chi lo paga dai cittadini. Certo. Quindi è proprio, guarda, un sistema veramente, cioè io, fosse per me, io i mercati finanziari li chiuderei. Cioè qualcuno dice sì, ma tu allora sei un primitivo. Non è un discorso di primitività, il discorso è che il mercato finanziario con l'economia finanziaria sta distruggendo quella reale. Quindi o fermi l'economia finanziaria o la tassi in modo tale che la sfinisci, o chiudi completamente, cioè, oppure basta, perché non puoi sottrarre così, anche perché la banca cosa fa? Anziché prestare i soldi agli imprenditori, se li va a giocare ai derivati, perché guadagna nell'immediato. E questa è la verità. Quindi alla fine ecco perché io credo veramente che le soluzioni a questa crisi siano drastiche. E si gioca pure i soldi che l'imprenditore versa, qualora li versa, nel proprio conto corrente, perché le banche non hanno i soldi, questa è un'altra cosa che dobbiamo dire. Sì, non è che uno va in banca e pensa di ritirarsi i soldi. No, perché poi diciamo anche un'altra cosa: il denaro è creato a monte dal nulla, no? Ma anche le banche, tutte le banche che noi vediamo qua, moltiplicano il denaro dal nulla. Perché, per esempio, se io ho 100 euro e vado, vado in banca e deposito i miei 100 euro, la banca cosa fa? Può prestare quei 100 euro trattenendo il 2% massimo. Quindi trattiene 2 euro e presta 98 euro. Li presta a te 98 euro, Marco. Tu quei 98 euro li depositi sulla tua banca, automaticamente quei miei 100 euro sono 198 euro, sono moltiplicati, no? Cioè sono diventati 198. Non è che la mia banca mi dice: Gabriele, tu hai depositato 100 euro, ma in questo momento è meno 100 perché i 100 li ho prestati a Marco Perini. No. Certo. Cioè, non dice così, io ho sempre 100 euro, però di quei 100 euro ne ha prestati 98, tu li hai depositati, quindi sono moltiplicati i soldi. Quindi si possono moltiplicare i soldi anche dal nulla, sempre in modo virtuale, entro però certi limiti, perché comunque 2%, 2%, poi insomma a un certo punto finisce, però. E nonostante questo moltiplicatore bancario, le banche sono in difficoltà perché hanno giocato ai casinò finanziari, perché praticamente prima hanno prestato a tutti i cosiddetti mutui subprime, eccetera, eccetera, e poi dopo hanno chiesto i clienti, solita cosa, crei il pretesto, prima presta lo strozzino, no? Prima ti presta con un pretesto il tutto, poi ti chiude i rubinetti, perché poi a monte, c'è da dire questo, no? Se la banca centrale chiude il rubinetto, automaticamente le banche locali lo chiudono anche loro per forza. Yeah. Ecco, quindi è tutto un sistema piramidale, ecco, cioè quindi... Ascolta, nel sottotitolo dici cambiare i nostri valori per migliorare le nostre vite. Sì. Questo è interessante, tu giungi a una consapevolezza che trovo molto in sintonia anche con il PIN, cioè non esiste una realtà esterna che possa cambiare se prima non cambia la realtà interna di ciascuno. Sì. Cioè il fuori è una proiezione. Sì. E anche questo sistema di dominio, di schiavitù, da questo punto di vista è una nostra proiezione. Sì. Penso banalmente all'astensionismo elettorale. Molti oggi dicono: ah, non c'è nessuno che mi rappresenta, non vado a votare. Pensando quasi di fare, come dire, un torto alla politica stessa. Quando invece l'astensionismo elettorale non incide assolutamente, perché non c'è un quorum, ok? Entro cui bisogna stare perché l'elezione abbia un senso. Non esiste. Quindi che vada a votare l'80%, il 90%, il 100%, vada a votare il 20%. Non fa alcuna differenza. Il non andare a votare legittima esclusivamente lo status quo e la possibilità di queste persone di continuare ad approfittare delle vite di coloro i quali, non andando a votare, pensano di fare un favore, uno sfavore alla politica stessa. Ma torniamo al discorso dell'ignoranza, no? È quello del discorso, torniamo al discorso là, perché poi alla fine, vedi, ecco perché tutta la gente se la prende con la casta, col cameriere. Ma io non devo prendermela col cameriere, ma col titolare del ristorante. Certo. Se il cibo non è buono, ma la devo prendere col titolare del ristorante. Il punto è che tu non sai chi è il titolare del ristorante, perché il media non te lo dice mai che comanda sto ristorante. Ti fa sempre vedere il cameriere di turno che cambia. Siamo al terzo governo, tra l'altro, eletto dalla finanza internazionale. Cioè al terzo governo non eletto dai cittadini, c'è proprio l'Italia, proprio la finanza, insomma.
quindi è, insomma, veramente sotto gli occhi. C'è un'altra domanda allora a questo punto da farci, cioè se non c'è nessuno che mi rappresenta, invece di dire non vado a votare, la domanda è: cosa posso fare io affinché ci sia qualcosa che mi rappresenti? Io dico sempre, guarda, bisogna spezzare l'abbraccio mortale tra il politico e il banchiere. Questo è quello che bisogna fare. Quindi ben vengano partiti che lo facciano perché abbiano già la consapevolezza, ma soprattutto il cittadino deve essere orientato verso quei partiti che quantomeno parlano di certi argomenti, perché se tu vai a votare soliti partiti che da 20 anni non parlano di sta roba, ma parlano solo di tagli e di riforme, ma poi quali riforme, quelle che piacciono ai banchieri, cioè allora vuol dire veramente che tu perpetui uno status quo e non si finisce più. Il punto, ripeto, è l'ignoranza finanziaria, l'ignoranza dei processi economici è voluta. Cioè io per esempio ti dico, guarda, le soluzioni a questa crisi sono tantissime, però sono tutte soluzioni che tu puoi avere se hai un minimo di consapevolezza, se hai un minimo di conoscenza che ti permette di capire al di là del velo, al di là del velo Maya, no? Insomma, ecco, il discorso di Maya, insomma, il velo Maya. Cioè, qual è la soluzione? Almeno chiedere, per esempio, una parziale sovranità monetaria, no? Pensa se la gente chiedesse una parziale sovranità monetaria, cioè almeno in questo periodo, visto che insomma abbiamo bisogno di moneta, non c'è moneta in circolazione, perché questa è la crisi, non c'è abbastanza moneta in circolazione, allora almeno stampiamoci una parte dei soldi per pagare il peresso, non ricorriamo al MES, al Fiscal Compact, almeno facciamo questo, pensa che progresso, ma pensa che ci arrivano i bambini a questa cosa, noi gli adulti, i bambini che non sono in qualche modo, sono tabula rasa, no? Esatto, e che non hanno ancora la concezione di quella che è la società, non sono ancora schiavi, non sono ancora robot, non pensano come robot. I bambini si fanno le domande, dicono alle mamme e al papà, ma se non ci sono soldi, perché? Che non ce li possiamo stampare, non li possiamo stampare i soldi, e i genitori mangiano così, dicono cazzarola, scusate, cioè, sì. Cioè, è vero, io ho conosciuto una mamma che la cui bambina gli chiedeva, mamma, se non ci sono i soldi, perché non li stampiamo? Perché lo Stato non li stampa? Pensa un po' alla bambina, perché la bambina non è ancora, non ha avuto ancora quell'educazione schiavistica robotica che abbiamo noi adulti, e automaticamente può permettersi di pensare in modo etico, in modo libero. È libera la bambina, è libera, e quindi può fare. Ma soprattutto di estremo buonsenso. Esatto. Estremo buonsenso, non capisce le follie che questa società produce. Esatto. Nel cambiare i nostri valori, arriviamo al punto invece, secondo me, sostanziale, okay, di rivoluzione. Okay. No? Rivoluzione di che cosa? Non armata, chiaramente, okay, perché non è. Abbiamo capito che la rivoluzione armata è un'altra, no, ennesima intellettuale, esatto, è un'altra ennesima truffa che ci si vuol vendere. Loro la rivoluzione loro è culturale, non vedono loro. Anche perché hanno pronto l'Eurogendorf, esatto, pronto a legnarci di mazzate, esatto, di sottoporci a tortura e di arrestarci senza alcun tipo di giustificazione. Hanno pronti tutte le basi NATO, i missili e quant'altro per bombardare le nazioni che osano rivoltarsi in modo bellicoso a questo sistema. Esatto. L'unica vera rivoluzione, mi fa piacere che concordiamo, oggi è veramente possibile una rivoluzione culturale. 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 Dove culturale non è quella dell'università, Dio ce ne scampi. Culturale è quel ritorno ai valori, a quell'etica, a quel farsi domande, a quella volontà di conoscere, a quella curiosità naturale che i bambini stessi hanno e che noi perdiamo nel corso della nostra crescita. Quindi tornare a quello stato d'animo e tornare quindi a dei valori diversi da quelli attuali. Quali sono secondo te? Allora, il valore che allora, tutto parte dalla psicologia collettiva, no? Cioè tu avrai un nuovo sistema economico se avrai una nuova psicologia collettiva, perché l'economia alla fine è psicologia collettiva ma anche sociologia collettiva. Quindi i valori che devono cambiare devono essere questo, anziché la competitività, te lo dicono tutti i giorni, non esiste, la competitività è sbagliata, perché la competitività vuol dire che uno vince e l'altro perde. E quindi automaticamente, anzi, uno vince e 10 perdono, ecco. Anziché competitività, l'economia deve essere collaborativa. L'economia, ripeto, è un gioco,
un gioco, ma soprattutto l'economia deve essere vista come benessere, non come crescita, non come decrescita. Se tu la guardi in questo modo, e quindi il benessere delle persone, merito naturalmente, ma anche un benessere generale, insomma. Poi il discorso del merito deve esserci, perché comunque tu il merito devi introdurlo, perché altrimenti avresti una società parassitaria, no? Non puoi. Però comunque principalmente il benessere, devi far stare bene alle persone, tu hai già rivoluzionato insomma il sistema. Invece dobbiamo essere tutti i giorni competitivi, dobbiamo essere tutti i giorni gli uni contro gli altri, ma per che cosa? Per del denaro che viene creato anche dal nulla? Quindi ecco perché dico, bisogna veramente rivoluzionare il sistema dal punto di vista valoriale. Poi naturalmente, quali sono il nuovo paradigma economico che deve esserci? Bisogna cambiare un po' tante cose, cioè per esempio la globalizzazione, come è stata fatta, per me è sbagliata. Perché, se ben vi ricordate, ci dicevano che quando il mondo sarebbe stato globalizzato, ogni paese sarebbe specializzato in un prodotto e quindi saremmo stati tutti più ricchi, perché l'Italia si specializzava in qualcosa, la Francia in un'altra cosa e quindi si scambiavano i prodotti, ce la vendevano in questo modo. E invece come si è rivelata la globalizzazione? Un gruppo di multinazionali che fa il bello e il cattivo tempo e che lascia un disoccupato in Occidente e uno schiavo in Oriente. E questa è insomma la globalizzazione. Quindi bisogna, a mio avviso, deglobalizzare l'economia, infatti ne parlo nel libro. Per avere un'economia più umana tu devi ripensare la globalizzazione, devi localizzare l'economia. Questo non vuol dire rifiutare la globalizzazione. Purtroppo la globalizzazione è un dato di fatto, non potrà accettare la legge domani. Esatto, cioè, ma tra l'altro io dico sempre, globalizzazione e localizzazione andranno per molto tempo di pari passo. Però bisogna cominciare a pensare anche in termini locali, bisogna cominciare a dire l'economia è anche benessere locale, allora ok, creiamo delle comunità economiche per il nostro benessere e per difenderci anche da questa globalizzazione, perché la globalizzazione abbiamo capito che è questo. E quindi per esempio ben vengano le monete complementari, oramai sono 2500 in tutto il pianeta le monete complementari, dovrebbero aumentare secondo me, perché comunque la moneta complementare ti permette di aumentare la massa monetaria, almeno nelle piccole comunità. Quindi ben venga la moneta complementare, ben venga tutto ciò che è localizzazione, quindi filiere brevi di prodotti, ma far sì che la localizzazione diventi di moda, cioè far sì che il globalizzatore sia quello che è, ovvero una persona, la multinazionale, parliamoci chiaro, cosa fa? Paga le tasse dove gli conviene e negli stati dove non gli conviene dichiara delle perdite. Ora cominciamo a dire come agiscono i globalizzatori, così la localizzazione pian piano diventerà di moda, e invece non lo si fa, anzi addirittura si ritiene quasi normale che una società globalizzata dichiari perdite in un paese come l'Italia perché la tassazione è elevata e magari le paghi in Lussemburgo perché la tassazione è bassa. Cioè non è normale, certo. Cioè dico, ma dov'è la magistratura? Certo. Cioè, quindi veramente insomma e quindi da ridere se ci chiede la magistratura. Va bene, ho capito, però insomma però è interessante, parlavi, hai detto più volte nel tuo discorso la parola comunità. Ma sì, è il futuro. È il futuro. Sì. Cioè, è una parola che spesso viene usata, secondo me, in modo a sproposito. Cioè, la comunità è davvero la soluzione a questo tipo di società attuale. La società attuale è tutto tranne che una comunità. La società attuale è individualismo sfrenato, egoismo spicciolo, avidità. Esatto, e poi l'avidità, ma come può essere un valore l'avidità quando capisci come nasce il denaro? Certo. Cioè di vivere veramente una vita finta, capito? Cioè, l'accumulazione. Le persone vogliono i soldi. Tutti vogliono i soldi, vuoi uno strumento di schiavitù. Esatto, ma poi guardate, cioè faccio adesso una piccola parentesi spirituale, scusatemi, io adoro la spiritualità, no, mi piace molto. Non ti scusate, però il sistema è fatto proprio per non farvi crescere spiritualmente come individui, perché alla fine, se il fine della vostra vita è l'accumulazione, alla fine tu veramente in questa vita non ti evolvi, cioè quindi veramente sprechi la vita sostanzialmente, insomma, secondo tantissime religioni abbiamo anche altre vite, però non sprecatela questa, insomma, quindi cercate un attimino di... Quindi ecco perché io dico, cioè io dico veramente, insomma, il fine non può essere l'accumulazione, il fine non può essere neanche, a mio avviso, l'egoismo sfrenato. Se un po' di sano egoismo è giusto, perché comunque alla fine è giusto un po' di sano egoismo, comunque io sono io, insomma, certo. Però è anche giusto che
devi anche capire che la libertà altrui è anche la tua libertà, e che se l'altro è libero, sei libero anche tu, poi di fatto. Quindi la comunità deve essere un valore per tutti, perché alla fine nella comunità, cioè, noi tutti abbiamo bisogno di altre persone, certo. Cioè nessuno è un'isola, certo. Né dal punto di vista umano, né sociale, né economico. E quindi ecco perché bisogna veramente cominciare a guardare anche un po' l'altro, oltre a se stesso, perché se guardi l'altro, poi di fatto ti rischi di perdere anche in te stesso, perché l'altro è una proiezione di te. Quindi veramente, insomma, bisogna cambiare tante cose, e tu cambi la psicologia e cambi poi anche l'economia, c'è poco da fare. Per quanto riguarda quel discorso del lavoro, io ne parlo anche del libro, no? Cioè, il lavoro deve essere rivisto, a mio avviso, perché faccio un po' mie le parole di Bill Gates qualche giorno fa, no? Bill Gates ha detto delle cose, secondo me, un po' rivoluzionarie. Lui ha detto l'altro giorno, ha detto che guardate che è un fatto che la tecnologia nei prossimi 20 anni spazzerà via tantissime professioni, perché comunque l'evoluzione tecnologica non la puoi fermare, ecco, non la puoi fermare, e lui dice che addirittura il 47% dei lavori attuali è a rischio. Lui dice sì, si creeranno altre occupazioni, però l'automazione sarà tale che il numero dei lavori che si estingueranno sarà molto inferiore rispetto alle nuove occupazioni, no? Quindi lui diceva bisogna comunque cercare una nuova concezione del lavoro, perché il lavoro domani non sarà per tutti il lavoro, è inutile, non ci sarà mai lavoro per tutti, paradossalmente, forse proprio perché finché c'è l'automazione non ci potrà mai essere lavoro per tutti. Quindi bisogna veramente non soltanto ridimensionare, a mio avviso, ma anche ridisegnare il lavoro. Il lavoro io nel futuro non lo vedo alienante come oggi, il criceto in una gabbia per guadagnare del denaro, ripeto, che si viene creato a nulla. Io lo vedo come un lavoro di utilità sociale, innanzitutto minore, perché comunque 8 ore su 12 credo che sia anche tanto, perché comunque bisognerebbe anche un attimino vivere la vita e non viverla lavorando, no? Però dico, questo sempre se una persona fa un lavoro che non gli piace, vabbè, certo, la tua vita è sì, quello che fai. Il lavoro comunque di per sé alla fine diventa sempre un po' allenante, anche perché è ripetitivo tutti i giorni, viene anche il lavoro più bello del mondo, poi insomma dopo anni e anni magari tipo un po', insomma, no? Ti invito a venire allo spazio PIN. Ti invito a venire allo spazio PIN. Quindi? A seguire giornate di attività con lo spazio PIN, poi ne riparliamo se è dentro l'angolo, ma non vivo dentro l'angolo. No, comunque il lavoro, a mio avviso, deve essere visto come un lavoro di utilità sociale, cioè il lavoro del futuro sarà un lavoro proprio per una comunità. Cioè, se il tuo lavoro domani in futuro fosse un lavoro di utilità sociale, ripeto, e un lavoro anche meno impegnativo proprio dal punto di vista delle ore, ecco, ci hanno sempre promesso le 7 ore del lavoro, poi le 6 ore, però non si è mai mantenuta questa promessa, insomma. A noi saremo anche una comunità più felice, perché comunque, ripeto, il lavoro deve essere una parte importante, il lavoro ci dà anche un senso, ecco perché dico il lavoro deve essere legato di più all'utilità sociale, perché il lavoro ti dà anche senso, però deve essere un qualcosa che non diventi alienante, non deve essere come oggi, e soprattutto deve darti il tempo di vivere e di pensare, perché se io torno a casa la sera e non ho neanche più la voglia di pensare, di vivere la mia vita, io non sto vivendo veramente, e quindi bisogna veramente ridimensionare, cioè la domanda sostanziale, io vi invito veramente a farla, è questa: ma il sistema ci rende veramente felici? Cioè, il sistema non ci rende felici, e io penso che la felicità sia veramente il fine ultimo. Cioè, se l'economia, se oggi, scusate, non è un caso che la maggior parte delle malattie siano legate alla salute mentale, no? Ansie, depressioni, psicosi, tutto questo non è un caso. Non è un caso. E quindi voglio dire, vuol dire che questo sistema non ci rende felici. Cioè, le Nazioni Unite, tra l'altro, non so se sapete, dal 2012 fanno un rapporto lo chiamano il rapporto sulla felicità del mondo, ecco. E loro dicono che ci sono 6 indicativi, cioè 6 parametri affinché, insomma, si parli di felicità, no? E loro parlano, allora dicono, la salute è la prima. L'assenza di corruzione, le aspettative di vita, queste sono un po' le standard, no? Però dicono le altre 3 sono la generosità, la libertà di scelta che ho all'interno di una società e la possibilità di qualcuno sul quale contare.
Loro dicono che queste tre cose sono altrettanto importanti come le prime tre, perché comunque cioè, fanno la felicità di una persona, no? E loro dicono, signore, tutti i paesi del mondo deficitano, le Nazioni Unite lo dicono, insomma, deficitano in questi sei parametri. Cioè, perché comunque l'economia è questa. Ci sono comunque dei paesi più felici, l'Italia è al 45esimo posto, insomma, addirittura c'è i paesi dell'America Latina e dell'Africa subsahariana ci hanno superato. Ecco, ecco. E niente, cioè. Quando non hai niente sei più contento, perlomeno. Sì, forse è questo. Perché quando hai accumuli hai la paura di perdere. Ma anche perché ti viene l'ansia. Sì, ma poi allora io vi dico anche questo, no? Se il limite, cioè se l'obiettivo della società è che tu devi essere per forza produttivo e devo essere produttivo, eccetera, se io non sono felice, come faccio a essere produttivo? Certo. Quindi a un certo punto è normale che poi vengono le psicosi, le ansie, le depressioni. Certo. Capito? Quindi questo, cioè io in primis devo essere felice per essere produttivo, la felicità deve essere l'ingrediente essenziale di una società futura e di un nuovo modello economico, ma naturalmente, ripeto, in un modello dove il denaro nasce con un debito, la società non potrà mai essere felice perché poi sei, hai un aguzzino sempre sulle tue spalle, quindi torniamo al discorso anche di prima, cioè tutto è interrelato, tutto è correlato. Quindi, cioè, ecco perché bisogna veramente modificare tutto il sistema e la prima cosa da fare è cambiare la testa della gente e fargli capire che quello che dice la TV non è vero. Mi spiace, la TV dice un sacco di cazzate, veramente, cioè, vi bombardano di cazzate dalla mattina alla sera. A me viene quasi da ridere quando voglio il telegiornale, veramente, quindi... Cioè, noi abbiamo fatto l'appello, rompi il tuo televisore, cioè... Ah sì, facciamo, rompi il televisore. Spaccatelo, ma quello che tu esatto, quello che tu ecco lì dici sei vabbè, ma se su YouTube ci sono delle cose interessanti, esatto, quello sì. No, quello che dice è oltremodo utile se consideriamo un altro aspetto inquietante della società attuale, sempre legato al tema del lavoro, e che riscontro praticamente in modo quotidiano. Le persone tendenzialmente, quasi tutte, ignorano quello che desiderano veramente fare. Cioè l'infelicità lavorativa non è solo derivata dal fatto che mi chiedono di produrre, non sono produttivo, sono in ansia, ma deriva da un fatto che io quello che sto facendo non solo mi rende felice, non mi rende felice, ma è quello che voglio fare. Quello che io sto facendo davvero soddisfa il mio desiderio? Quello che io sto facendo davvero valorizza le mie qualità, le mie capacità, i miei talenti? Guarda, io penso che nell'economia più umana del futuro, come immagini questo tipo di l'economia? Esatto, l'economia, un'economia più umana non potrà mai esserci se l'individuo, tra l'altro, non può esprimere la sua creatività. Bisogna anche dire questo. Cioè, la creatività è la tua risposta, tra virgolette, di felicità al tipo di società, no? Cioè, è la tua essenza, la creatività, perché è ciò che viene da dentro, non da te. E se la società ammazza la creatività come sta facendo, veramente, insomma, tu alla fine tutti noi abbiamo dei talenti, tutti, magari alcuni non lo sanno, ma tutti noi siamo dotati di alcuni talenti, magari qualcuno sa cucinare bene, qualcuno sa. I talenti sono tantissimi, certo. Tutti noi li abbiamo, tutti noi per fortuna abbiamo, però la società non ti educa la creatività, certo. La creatività è felicità, per esempio, invece non è felicità lavorare 8 ore al giorno e alla fine, ripeto, perché cosa? Poi per un processo di accumulazione che è virtuale e fittizio. Per andare a uscire e spendere quei soldi che tu pensi di aver guadagnato con quel lavoro ma che comunque non ti bastano, per poi lamentarti che non puoi comprare o spendere i soldi che non hai per le cose che in realtà non desideri. Questo è più o meno sì, qua. Sì, è un show di lingua, ma sì. Questo è più o meno qua. Sì, esatto. E quindi la creatività deve essere la risposta, cioè una società più creativa sarebbe sicuramente una società più felice. Adesso per molte persone queste cose sono utopistiche, però io dico, la realtà non nasce dalla fantasia. Il sistema economico attuale non è prodotto dalla fantasia, non è stato concepito comunque dalla fantasia malvagia di alcune persone. Quindi il pensiero crea la realtà. Quindi non è vero che è utopistico tutto questo, cioè utopistico se tu credi che sia utopistico.
niente veramente utopistico, niente, assolutamente niente. Quindi ecco perché bisogna anche essere visionari, perché comunque alla fine persone che erano visionarie, però alla fine ci hanno visto giusto, cioè quelli che dicevano che la Terra era rotonda e che girava intorno al Sole erano pazzi visionari, a un certo punto gli hanno dato ragione, poi è diventato patrimonio comune. Quindi per adesso io posso essere ancora un pazzo di queste cose e me ne vanto sinceramente di essere un pazzo, ma io spero che in futuro, cioè sia la realtà questa cosa qua, ma anche non dico soltanto io, cioè il nuovo modello sociale deve essere improntato alla felicità, deve essere improntato all'uomo e quindi a tutto quello che ne consegue, creatività e quello che abbiamo detto, e questo è l'economia del futuro, i nuovi paradigmi sono questi, quindi tutto il resto è noia. Quindi quello che dicono i telegiornali è noia, ecco, sono numeri freddi senza senso. Tra l'altro vi dico anche un'altra cosa, cioè il cosiddetto deficit del 3% del PIL non finisce qua, perché il fiscal compact in realtà prevede che il limite strutturale non è il 3%, ma deve essere lo 0,5% del PIL, cioè tu ogni anno dal 3% devi scendere dello 0,5%, perché non devi indebitarti col sistema, indebitarti sempre di meno con la banca che crea il denaro da nulla. Cioè voi capite la follia del sistema in cui viviamo, che tutto è ormai insostenibile. È insostenibile, ma mi fa anche ridere un'altra cosa, no? Tanto questo, insomma, per far capire a chi vedrà anche il video, parlano di crescita economica anche in Italia, agganciamo la crescita. Sapete perché dicono sta puttanata, scusate il termine? Perché la crescita economica qual è? Che stanno stampando i dollari negli Stati Uniti, no? Quindi c'è la ripresa economica negli Stati Uniti, c'è questa la ripresa economica, sta aumentando il debito, insomma, ecco, le cose come stanno sono appunto queste. Che cosa sperano gli europei? Dicono ok, allora ci sarà più denaro in circolazione, ci saranno più dollari, magari noi venderemo i prodotti all'America e quindi automaticamente entreranno più soldi, perché poi cioè, le esportazioni ti consentono di aumentare temporaneamente la massa monetaria. No? L'America spera di venderle a noi. Esatto, esatto. Quindi cioè, con le esportazioni tu aumenti temporaneamente la massa, ecco perché dicono l'export è importante, perché tu introiti soldi e quindi aumenti temporaneamente la massa monetaria. Questa è la ripresa economica, vi rendete conto che ridicoli che sono? Ma non ve lo possono dire, Ballavo non ve lo dirà mai, Piazza Pulita tantomeno, la gabbia non lo so, insomma, è tragico, vabbè, non lo so, ecco, quindi e niente, quindi siamo veramente alla parodia e il sistema è stupido secondo me. Quando poi lo capisci bene, no? Capisci quanto è stupido il sistema, quindi dici vabbè, ok, io quello che posso fare è magari cercare di far aumentare la consapevolezza nelle persone, cercare insomma di, però alla fine quello che devo fare io è cercare di crescere come individuo nonostante il sistema sia così idiota veramente, quindi quindi alla fine è così. Bene Gabriele, io ti ringrazio e peraltro mi dai lo spunto per ricordare che il PIN è una realtà che per i più inizialmente fu utopia, mi aggancio al discorso che facevi prima, e nel tempo invece sta dimostrando che niente è un'utopia, niente è irrealizzabile, niente è impossibile a patto di volerlo. Esatto. E il PIN incarna a pieno titolo in una realtà organizzata come questa Spazio PIN, quindi più culturale e aggregativa, e in una realtà politica che non vuole semplicemente dire queste cose che oggi condividiamo insieme, ma vuole testimoniarle e applicarle nella realtà, ha creato una struttura come quella del Partito Italia Nuova, che vuole, giusto appunto, portare all'interno delle istituzioni e in un'attività formativa e di informazione e di cultura come quella che stiamo facendo oggi, un paradigma completamente nuovo, un essere umano completamente nuovo, rapporti sociali completamente diversi. La provocazione di stasera e dello Spazio PIN è proprio questa: nell'era dell'individualismo, del solipsismo, dell'isolamento mentale e fisico dell'uomo, lo Spazio PIN provocatoriamente crea spazi di condivisione, spazi di unità di persone, spazi dove si parla, si dialoga, si conversa, ci si scambia punti di vista, e dove la crescita personale dell'uomo, sia dal punto di vista
anzi per lo più dal punto di vista spirituale, ma poi anche artistico, creativo e culturale, sono al centro della nostra attenzione. Tu pensa, Marco, cosa si è ridotta la politica? Ma scusami se ti interrompo. Si è ridotta soltanto a fare legge economica con questi freddi e stupidi numeri, però non fa niente che faccia di evolutivo per la società. Certo. Tu pensa che cosa è la politica oggi? Certo. C'è un obbrobrio, è un obbrobrio. Ha perso divisioni. Ma non ha niente, zero, è zero. Quindi veramente, insomma, è proprio, c'è bisogno veramente di una... Io dico sempre, dobbiamo avere come politici un comitato di saggi. Cioè bisognerebbe fare test di saggezza per diventare politici, non test per sapere quanto sai di quegli stupidi parametri economici, perché certo, veramente non serve. Che poi non lo sanno nemmeno, perché questo è drammatico. Sì. Quindi il test è sulla stupidità, sì, attualmente. Più sei stupido, più sei bravo a fare il cameriere, il maggiordomo delle banche. Sì. Quindi, per riassumere, sovranità monetaria, un nuovo modo di intendere l'individuo, l'uomo, i rapporti sociali, il lavoro, la vita quotidiana di ciascuno di noi nel rapporto con gli altri sono, se vogliamo, elementi essenziali su cui basare è la società di domani. È il futuro, deve essere il futuro, deve essere così, altrimenti non c'è scampo, veramente. Io ringrazio allora Gabriele Sannino, al quale farei un applauso. Se ci sono delle domande, io direi di aprire un confronto anche con le persone presenti, se ci sono degli approfondimenti, delle questioni da sollevare, altrimenti possiamo salutarvi e farvi godere l'aperitivo che questa sera abbiamo preparato, se volete prendere anche qualcosa da bere. Io più che domanda farei un'osservazione. Questa economia più umana, secondo me, è anche il grande